c'è la proposta di legge per introdurre l'obbligo del pareggio di bilancio nella Costituzione al centro dei lavori dell'Aula di Montecitorio. In calendario anche il disegno di legge sull'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale sui sistemi antivegetativi applicati sulle navi e quello sulla convenzione con il governo di Mauritius sull'applicazione delle imposte. Il disastro ferroviario di Viareggio approda in Commissione Trasporti alla Camera. Al via oggi l'esame della proposta di legge già approvata dall'8ª Commissione del Senato. Il provvedimento punta ad estendere i benefici della legge Viareggio ai familiari delle altre vittime escluse fino ad oggi. L'erogazione del credito alle imprese è sull'argomento in Commissione Finanze. Alle 12 intervengono il presidente dell'Asso Confid Italia, Francesco Bellotti, e il presidente di Banca Impresa Lazio, Donatella Visconti. L'istituzione del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali se ne discute alle 14.30 in Commissione Ambiente con i rappresentanti dell'ISPRA. Subito dopo il governo riferirà sui danni ambientali causati dai fusti tossici caduti dal mare dell'isola della Gorgona. Al via oggi in Commissione Infanzia l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati. Alla stessa ora, ma in Commissione Cultura, i rappresentanti sindacali riferiscono sulla gestione della SIAE.